Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare questa volta un mini portafoglio ai ferri. Nel video precedente l'ho realizzato all'uncinetto, però molti di voi mi hanno scritto dicendomi se magari lo potevo realizzare anche ai ferri, perché non tutti comunque sanno lavorare all'uncinetto. Spero di avervi accontentate e questo è il mio progetto. È un portafoglio con la chiusura a calamita. Nel corso del tutorial vi darò tutte le misure in centimetri. E infine l'ho impreziosito con questa targhetta, però per quanto riguarda le decorazioni, ognuno è libero di scegliere le decorazioni che più gli piacciono. Allora, io per realizzare questo portafoglio ho utilizzato questo cordino. Questo è un cordino Swan che ho lavorato con dei ferri numero 3. Inoltre ci occorrerà un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga, ci occorreranno dei segnapunti e delle pinzette per andare a bloccare poi il lavoro prima di andarlo a cucire. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella e così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e su TikTok. Giù in descrizione vi lascio i link delle pagine e sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo questo grazioso portafoglio ai ferri. Allora, ho avviato sui ferri 16 maglie più 2 per il vivagno, ho avviato in totale 18 maglie. Giù in descrizione vi lascio il link del tutorial in cui vi spiego passo passo come si avviano le maglie sul ferro, come si lavora la maglia a diretta e come si lavora la maglia a rovescio. Ora iniziamo a lavorare il nostro portafogli. Andiamo a fare una lavorazione a grana di riso. Inizio però facendo un primo ferro tutto a diritto, solo il primo ferro. Quindi vado a lavorare tutte le mie 18 maglie tutte a diritto. Tiriamo un pochino la codina che poi alla fine le andremo a nascondere e lavoro tutte le maglie a diritto. Diciamo che questo è un ferro di base. Lavoro la mia ultima maglia, la maglia di vivagno, sempre a diritto. Allora, lavorato il primo ferro tutto a diritto, ora passiamo alla lavorazione del nostro progetto. Allora, come vi ho detto prima, andremo a lavorare le maglie appunto grana di riso. Quindi lavoro la mia prima maglia sempre a diritto, poi vado ad alternare un diritto con un rovescio. Un diritto e un rovescio, un diritto e il rovescio, così per tutto il ferro. Dobbiamo sempre andare ad alternare una maglia a diritto con una maglia a rovescio, così. Rovescio, diritto, una maglia a diritto e termino con un punto a rovescio e chiudo con un punto a diritto che è la maglia di vivagno. Così. Adesso andiamo a lavorare il secondo ferro e poi tutti gli altri ferri andremo a lavorare sempre allo stesso modo. Per il secondo ferro andiamo a lavorare sempre una prima maglia a diritto. Ora vedete, quando si presenta la maglia a diritto, l'andiamo a lavorare al rovescio. Quando si presenta al rovescio, l'andiamo a lavorare a diritto. Sul diritto rovescio e sul rovescio a diritto.
e proseguiamo a lavorare alternando la lavorazione in questo modo per tutto il ferro. Quindi lavorando sul diritto andiamo a lavorare al rovescio e sul rovescio a diritto. E praticamente questa è la lavorazione che dobbiamo fare per tutto il rettangolo. Quando ci troviamo sul diritto andiamo a lavorare al rovescio, quando ci troviamo sul rovescio andiamo a lavorare a diritto. Alternando questa lavorazione otterremo così il punto grana di riso. Vado a lavorare la mia maglia al rovescio sul diritto e sul rovescio vado a lavorare a diritto. Abbiamo terminato e chiudiamo con un punto di rilegno a diritto. Quindi andiamo avanti e ripetiamo questa lavorazione sul diritto al rovescio e sul rovescio a diritto. Per 26 centimetri. Arrivati a 26 centimetri, poi vi farò vedere come andare avanti. Bene, sono andata avanti, vedete, ho lavorato il mio rettangolo per 26 centimetri e ho lavorato un totale di 80 ferri. Ora andiamo a lavorare per ultimo un ferro a diritto, come abbiamo fatto per l'inizio. Quindi, vedete, questa è la grana di riso. Andiamo ora a lavorare un ultimo ferro tutto a diritto. Lavorato il ferro tutto a diritto, non ve l'ho fatto vedere perché non dovevamo fare altro che lavorare tutte le maglie a diritto come abbiamo fatto per il ferro iniziale. Ora andiamo a chiudere le maglie. Lavoro un punto a diritto, poi lavoro un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda. Ops. Scusate, il cordino è un pochino più. Facciamo con le dita così, vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda, così. Lavoro un'altra maglia a diritto e vado sempre ad accavallare la prima sulla seconda maglia che lavoriamo. Magari se stiamo utilizzando il cordino facciamo dei punti un pochino più morbidi perché vedete il cordino tende a stringere. Ce l'abbiamo fatta. Lavoro un'altra maglia a diritto e vado sempre ad accavallare la prima maglia sulla seconda. Mi raccomando, facciamo una chiusura morbida. Lavoro un punto a diritto e vado ad accavallare sempre la prima maglia che abbiamo lavorato sulla seconda. E andiamo avanti in questo modo fino alla fine, questa è la chiusura e noi ci vediamo alla fine. Allora sono arrivata alla fine e ora vado a tagliare il filo, lascio un po' di codina in più in modo tale che la utilizzo anche per cucire una parte del nostro progetto. Quindi taglio, tolgo il ferro e magari faccio passare la codina attraverso l'asola in modo tale da chiudere bene. Ed ecco che una volta terminato il nostro rettangolo, adesso andiamo a dare la forma del nostro portafoglio. Allora, il mio rettangolo misura 26 centimetri di altezza, mentre invece in larghezza 10 centimetri. Allora, ho messo questi segnapunti. Allora, io in totale ho lavorato 80 ferri a grana di riso. Ora, partendo dalle parti più corte, ho contato 36 ferri e ho messo un segnapunti. Ho contato 36 ferri anche da quest'altro lato e ho messo sul 36° ferro un segnapunti, la parte che lasciamo libera, la parte in cui andremo a piegare il nostro portafoglio. Ora andiamo a crearci le nostre taschine. Allora vado a piegare la prima taschina, vedete così, e faccio combaciare questa parte sul 36° ferro dove abbiamo messo il segnapunti, quindi qua così, e vado a bloccare con delle mollettine, con delle pinzette. Allora io vi do queste misure, però comunque potete tranquillamente anche lavorare un rettangolo più grande e andare a fare delle taschine più grandi, oppure potete lavorarlo più largo, questo poi va in base a come voi cioè alla grandezza che vi occorre. Fatemi
Facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi vado a piegare, vedete, questa parte qua sul 36° ferro, dove abbiamo messo i segnapunti, eppure qui vado a bloccare con qualche mollettina. Magari quando andiamo a cucire ce la andiamo a sistemare un pochino meglio. Ora possiamo iniziare la nostra cucitura. Allora, qui è dove abbiamo lasciato la codina, vedete? Così la sfruttiamo per andare a fare la nostra cucitura. Ho tolto la mia mollettina e ora inizio a cucire. Ho messo la parte che combacia sulla 36esima riga e inizio la mia cucitura. Magari vado a fare un punto così, proprio per sovrapporre bene la prima parte, così, e ora inizio a cucire, quindi cucio proprio dove abbiamo fatto la maglia di vivagno, vado a unire le due maglie di vivagno così, quindi andiamo a fare una cucitura non troppo sotto al bordo, ma proprio qua dove abbiamo fatto la maglia di vivagno, e iniziamo la nostra cucitura. Così. Poi vi ripeto, ognuno è libera di poter cucire nel modo che più gli è comodo. L'importante è avere sempre un buon risultato. Così. Bene, vado avanti fino alla fine. Una volta che arriviamo qua alla fine, quindi facciamo la nostra ultima cucitura, facciamo un punto sovrapposto così, e poi andiamo a nascondere la codina attraverso la lavorazione. Quindi così la facciamo entrare dentro qua e poi la andiamo a nascondere così. E questa è la nostra cucitura. Facciamo la stessa cosa per tutte e quattro i lati, cioè tutte e quattro le cuciture. Ed ecco che una volta che l'abbiamo cucito, il nostro portafogli o portatessere è terminato. Adesso andiamo a completare con una chiusura. Io andrò a mettere un bottone, questo qui a calamita, lo andrò a posizionare bene. E poi lo andrò a cucire o con cotone in tinta con il verde, oppure con un filo di nylon. Vedete, questo bottoncino qua ha questa parte con i fori che ci permette proprio di cucire. La stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi andiamolo a posizionare bene e poi lo andiamo a cucire. Ecco, una volta che abbiamo messo anche il bottone a calamita, ecco il nostro portatessere o mini portafoglio. Ora, per personalizzarlo un po', anche in questo caso andrò a mettere una targhetta. Queste qui. Andrò a cucire sopra qua. Però vi ripeto, voi potete personalizzare come più vi piace, potete mettere un fiorellino, un bottoncino, qualsiasi cosa. Io andrò a mettere questa piccola targhettina. Ed ecco che una volta che abbiamo messo anche la targhettina, il nostro portafoglio è terminato. Vedete? Un progetto semplicissimo, ma di grande effetto, ottimo per poter fare un regalino unico ed originale. Spero di aver accontentato anche coloro che non riescono a lavorare all'uncinetto. E niente, questo è il mio progetto. Io vi ringrazio per avermi seguita. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like.
Lasciatemi un commento per farmi sapere se lo farete oppure se semplicemente vi è piaciuto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!